Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare della mia TBR di agosto. Per chi non sapesse che cos'è una TBR, è semplicemente l'elenco di libri che uno vuole leggere in un determinato mese, in questo caso agosto. Ci sono tanti libri in tanti generi e in tante categorie, quindi direi di cominciare con la prima categoria, che è la categoria fantasy. Primo libro di questa categoria... Elantris di Brandon Sanderson. Allora, io ho seguito una guida al Cosmoverse di Mirko Smith, che è stata utilissima, ve la lascio qua sotto in info box. L'ho seguita per sapere come leggere Brandon Sanderson, perché ha scritto tantissimi libri. Nel mese di luglio ho letto Mistborn perché, vi faccio un attimo l'introduzione al Cosmoverso. Il Cosmoverso è il mondo scritto da Brandon Sanderson, il suo primo libro è Elantris, mentre i libri successivi sono la prima trilogia di Mistborn, quindi la prima era di Mistborn. Si può cominciare a leggere Sanderson sia da Mistborn che da Elantris, però... Sì, è indifferente e relativamente si consiglia di cominciare da Mistborn perché è l'unica saga completa e se non ho capito male anche quel qualcosa in più. Quindi ho cominciato da Mistborn, ho adorato Brandon Sanderson e ho deciso di continuare a leggere il Cosmoverso. Per andare avanti a leggere i suoi libri però devo prima leggere questo, devo prima leggere Elantris che è il suo primissimo libro che appunto... avevo sentito dire di essere leggermente sottotono rispetto a Mistborn, però diciamo che lo devo leggere se poi voglio andare avanti e cominciare da Folgoluce, che è un'altra sua saga. Elantris è il primo di una trilogia, se non erro, non è ancora uscito neanche il secondo libro, quindi Elantris di Sanderson. Mi è stupito tantissimo trovarlo in libreria perché, per esempio, Mistborn l'ho dovuto leggere in digitale perché non si trovava. Per quanto riguarda Mistborn, Mondadori lo farà uscire dal 24 ottobre 2020, nella nuova edizione di cui non abbiamo ancora le immagini. Invece mi ha stupito tantissimo per questo aver trovato Elantris. Comunque in libreria ho visto anche il primo e il terzo della Folgoluce. Quindi, Brandon Sanderson e Elantris. Se non erro si tratta di un epic fantasy adult... con un po' di azione di avventura, ma soprattutto con un nuovo sistema magico. Infatti, i libri del Cosmoverso di Sanderson sono tutti ambientati nello stesso universo, ma se non ho capito male, ognuno su un pianeta, e ognuno ha un sistema magico differente, quindi dimenticherò il sistema magico di Mistborn e mi butterò in quello nuovo, che non ho la più pallida idea di quale sia, e sono molto 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 curiosa di vederlo, perché il sistema magico di Mistborn è stato bellissimo, quindi sono solo curiosissima di leggere questo. Allora, leggiamo un attimo il dietro perché non so neanche io di cosa parli. Allora, abbiamo nella parte posteriore abbiamo delle opinioni da altri autori, quindi penso che la trama sia nel quarto di copertina, eccolo qua. Elantris, la città degli dèi, abitata da creature di una bellezza splendente, è un luogo di fulgore e magia, un luogo di felicità eterna. Ma all'improvviso quell'eternità svanisce. Elantris diventa un luogo di tetra disperazione. I suoi abitanti, colpiti da un'orrenda maledizione, diventeranno misere creature, i cui corpi hanno dimenticato di essere morti e la città diventa la loro tomba. E quella maledizione può colpire chiunque, anche Rauden, il principe ereditario del regno di Arelon. All'insaputa di tutti, il giovane viene rinchiuso tra le mura di Elantris, dove sarà costretto a fare i conti con una civiltà imbarbarita. Agli occhi del mondo lui è morto, anche per Sarene, la principessa che si prepara a diventare sua sposa, sperando, dopo una lunga corrispondenza, di trovare l'amore oltre le ragioni di stato. Dovrà affrontare da sola gli intrighi di corte di Arelon, una nuova minaccia rappresentata da... come si legge? Raten, un altro sacerdote giunto dal regno stile di... altro nome impronunciabile, Fjorden, è venuto per redimere Arelon o per distruggerla. Né Sarene né Raten sanno la verità su Rauden, ma forse sarà proprio lui a svelare il segreto dietro la maledizione di Elantris e a dare un nuovo futuro al suo regno. Ok.
Ok, va bene. Trama complicata, ma che promette bene. Sono molto curiosa, sono molto molto curiosa di leggere anche questo, ma soprattutto sono felice perché una volta dopo aver letto Elantris potrò andare alla Folgoluce e io non vedo l'ora di leggere La Via dei Re, che è il primo della Folgoluce, anche perché della Folgoluce deve uscire la serie TV. Prossimo libro fantasy, la quinta stagione, NK Jemisin. Ci ho preso? Sì. È il primo della saga della Terra Spezzata. Penso si tratti di una serie di trilogia. Il secondo libro, Il Portale degli Obelischi, è già uscito, sempre per Mondadori, per Oscar Fantasia. Il secondo è già uscito, non l'ho comprato, però se il primo mi piacerà lo leggerò. Avevo sentito delle recensioni positive su questo libro. Si tratta di un epic high fantasy con un sistema magico basato sulla natura. Quindi questa premessa per me è molto molto interessante, per cui sono curiosa di vedere effettivamente com'è. All'inizio non mi convinceva tantissimo, poi ho detto vabbè, diamogli un'opportunità, leggiamolo. E quindi era nella mia wishlist di Amazon da un po'. Quando sono andata in libreria l'ho visto, ho detto vabbè, prendiamolo. E quindi lo leggerò sicuramente, poi spero che mi piaccia, comunque probabilmente vedrete la recensione. Ah, quindi attivate la campanella delle notifiche per non perdervi le recensioni che seguiranno. So che è un epic fantasy con tutto questo sistema magico, però non so niente, leggiamo di dietro. Ciò che devi ricordare è questo, la fine di una storia è solo l'inizio di un'altra. È già accaduto dopo tutto, la gente muore, i vecchi ordini passano, nascondono nuove società. Quando diciamo è la fine del mondo, di solito è una bugia, perché in realtà il pianeta sta bene. Ma è così che finisce il mondo, è così che finisce il mondo, è così che finisce il mondo. Per l'ultima volta. Wow! Decisamente interessante, retrocopertina. Non lo so, penso che sarà la mia prossima lettura, proprio sarà la primissima di agosto, penso sarà questa. Poi passiamo a letture un po' meno piacevoli e la prossima categoria è sempre lingua italiana e si tratta di letture obbligatorie per la scuola. Già. Il primo su tutti sarà Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino. Calvino a me non dispiace, ho già letto un paio di libri di Calvino. Questo sembra pure carino, per cui diamogli un'opportunità. Mentre l'altra lettura obbligatoria sarà L'Isola di Arturo di Elsa Morante, se non ricordo male. Anche di questo non mi ricordo niente, vagamente mi ricorda Sette Robinson sull'Isola Matta. Non lo so perché mi è venuta in mente questa associazione, però lo leggerò. Da entrambi non mi aspetto particolarmente niente. E se ci riesco, ci infilerò anche Rinascimento Privato, di cui l'autore non me lo ricordo, comunque mi metterò la copertina da qualche parte in modo che lo leggiate. Non mi ricordo l'autore, l'autrice. E praticamente è una specie di retelling, tra tante virgolette, della vita di Isabella d'Este, cioè tipo un romanzo sulla vita di Isabella d'Este, penso sia pure dal suo punto di vista, non lo so. Da questi tre libri non so se riuscirò a leggere tutti e tre, ma di sicuro devo leggerne due. Non mi aspetto niente di particolare, non lo so, non mi aspetto niente di particolare, punto. Terza categoria è la lettura in inglese. Ebbene sì, nel mese di luglio spero di finirlo, perché quando sto registrando questo video luglio non è ancora finito. Vorremmo finire The Lightning Thief, quindi il primo libro della saga di Percy Jackson. Quindi per quanto riguarda la lettura in inglese, vorrei continuare a leggere la saga di Percy Jackson in inglese, che voi vedete là in fondo. In realtà non so se leggerò il secondo e il terzo, quindi relativamente The Sea of Monster e The Tintar Curse, se si pronunciano così. Non so se leggerò quei due o se leggerò direttamente il quinto, quindi The Last Olympian. Non so. Non so che libro in inglese leggerò, so che voglio di sicuro leggerne almeno uno di Percy Jackson. Non so quale in realtà, perché avendo già degli altri libri obbligatori, metterci in mezzo anche questo, corro il rischio di non finire la TBR, quindi
vado cauta, minimo libro di Percy Jackson, ancora da decidere, perché The Sea of Monsters, il secondo, è quello che mi è piaciuto di meno, quindi non vorrei impantanarmici e fermarmici lì. Altra lettura in inglese, anche questa obbligatoria, ma in realtà sono felice di leggere, si tratta di Romeo and Juliet, quindi Romeo e Giulietta di Shakespeare. Già, devo leggerlo in inglese, però ho una versione con accanto traduzione italiana, per fortuna, da Romeo e Giulietta. Io non l'ho mai letto in versione integrale, quindi sono molto contenta di farlo. Il fatto che sia in inglese, un inglese un po' vecchio, mi spaventa un pochino, ma... felice che ci sia la traduzione. Questa è una TBR in parte obbligata dalla scuola. Se fortuna vuole che i libri obbligatori non sono così male, io riesco a leggerli, riesco ad andare avanti e riesco ad avere tempo, faccio un salto in libreria, compro qualcosa e infilo qualcosa in TBR. Di sicuro uscirà il wrap up, ai primi di settembre uscirà il wrap up di agosto, quindi aspettatelo per sapere se sono effettivamente riuscita a leggere tutti questi libri e se ne ho eventualmente aggiunti degli altri. Quindi iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun nuovo video. Seguitemi anche su Instagram e su Goodreads, trovate i miei link qua sotto in info box. Su Goodreads do subito le stelle ai libri che leggo e poi le riposto anche su Instagram. Quindi subito lo scoprite. Gli unici libri che fanno eccezione sono i miei libri scolastici, quelli che devo leggere per la scuola, che quelli non li valuto con le stelle. E ho deciso in realtà che da quest'anno leggerò i libri in contemporanea. Ovvero, leggerò un libro in italiano, fantasy, un libro in italiano di scuola e un libro in inglese. Alla dritta magari. Un libro in inglese, quindi io leggo tendenzialmente tre libri in contemporanea. Il che mi permette di andare avanti su tre storie in contemporanea, il che però mi costringe ad andare relativamente piano. Quindi, spero che questi due fantasy mi diano soddisfazione perché sono gli unici libri che mi sono effettivamente scelti. E adesso che intanto sono entrambi verdi. Verdi. Va bene. Bene, questa è la mia TBR di agosto, per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!